Sono molto sorpreso che anche le emittenti cattoliche, coloro che dovrebbero essere i capofila di queste condivisioni, molte volte battono in ritirata. Io so che qui all'Aquila hanno cercato di inquisire tutti coloro che non ci avevano avvertito del pericolo. E come fate a stare tranquilli, a non avvertire del pericolo della truffa economica, tanta povera gente che domani potrebbe dire perché non ce l'avete detto e perché non ci avete guidati in questa riscossa di coscienza. Non abbiate paura, la verità è sempre amore. Salve, abbiamo qui il padre Quirino e prendiamo questa occasione per chiedergli qualcosa. Padre, in questa situazione attualmente abbiamo un sistema economico che non funziona, lo vediamo tutti i giorni, vediamo continuamente il malessere sociale, vediamo operatori economici che perdono il lavoro, vediamo proprio la disperazione nelle famiglie, per questa situazione che capiamo che non può andare più avanti così. In passato abbiamo avuto un esperto che poi col passare degli anni si sta rivelando quasi un profeta, che ci ha descritto che se si andava avanti in questa direzione, prima o poi saremmo arrivati a questo capolinea. Ecco, siamo arrivati al capolinea? Non ancora. Amico del professor Giacinto Auriti, e qui ecco, potete vedere, ho una cartella a parte di tutta la nostra lunga amicizia, e che mi aveva commosso quando ho visto il suo spirito cristiano, intanto appassionato per la causa dell'uomo. Il sabato è per l'uomo, non l'uomo per il sabato. E tutta la dottrina sociale della Chiesa in disattesa. Questo profeta dei nostri giorni aveva smascherato un sistema economico assassino. E questo ha fatto paura, ha fatto tremare i potenti della terra. Nessuno gli ha potuto dire: ma che ti conti sotto l'aspetto di precisione giuridica e di competenza dell'argomento, nessuno al mondo gli ha potuto dire ti sbagli. Quindi teoricamente quest'uomo ha detto è un sistema economico che è contro l'uomo, non è un servizio all'uomo, e ne ha dato tutti i perché. Io invito ad andare alla ricerca di questo Auriti professor Giacinto, e sono riportate tante cose dei suoi discorsi, del suo pensiero, ma soprattutto del suo gesto di amore per la salvezza dell'umanità. Quando affermava queste verità di difendersi e soprattutto di reagire, di mettere a disposizione la mente e il cuore per essere salvati da una disgrazia di cattiveria umana. E non fu creduto perché naturalmente tutti lo hanno emarginato come un disertore del grande esercito amministrativo dell'umanità. Adesso stiamo arrivando a tutto quello che lui aveva previsto, ed io da francescano, perché anche Giacinto Auriti aveva un profondo rispetto per Francesco d'Assisi e soprattutto era affascinato dall'opera economica, dai Monti di Pietà che Bernardino da Siena aveva dato come sollievo dei poveri e come speranza delle popolazioni. Come francescano, devo dire, ho visto in quell'uomo
l'unica via di soluzione per la speranza di tutti voi che siete veramente martoriati. Siete sulla soglia di un verdetto di morte, ma sappiate che non è così. Non manca né il pane, né il lavoro, né la solidarietà. La Madre Terra continua a dare sostentamento e questo lo sappiamo perché chi ci amava ci aveva insegnato a dire e a chiedere il Padre nostro, a chiedere il pane nostro. E quindi ci avrebbe già messo in guardia che qualcuno avrebbe potuto rubarci il pane. E noi la richiesta era di ridateci il pane nostro, e ognuno dirà il nostro pane, non quello degli altri. Ebbene, mentre in questo sistema assassino l'umanità è traviata ed è in preda alla paura e alla disperazione, io do questa grande speranza che la riforma del sistema monetario, la riforma dei sistemi economici è un trucco. È un'ipocrisia. Giacinto Auriti l'ha smantellato e dico, se il consenso e la conoscenza di queste modalità, di come uscire da questa disperazione, già c'è, e a tutti auguro una migliore consapevolezza e soprattutto una migliore concordia, con tanta sapienza ed umiltà, ad accogliere il suggerimento di chi ama l'uomo, non di chi si disinteressa dell'uomo. Come fa la gente a essere consapevole di questo enorme inganno di cui è vittima? Come può smascherare questi disonesti, questi criminali? La gente non credo che sia all'altezza di poter essere capace di una capacità critica per smascherare l'inganno, l'imbroglio, il crimine. Ecco perché avrebbe bisogno di un suggerimento. Il suggerimento, speranza ce lo ha dato questo grande profeta dei nostri tempi che è Giacinto Auriti, che io stimo, amo come un uomo amante dell'uomo, della sua causa, della sua vita, rispettoso del diritto ad esistere, del diritto al pane. Che cosa ha smascherato? Ha smascherato un sistema assassino. E se ci troviamo in queste condizioni, io suggerisco, cerchiamo di vedere subito quello che quest'uomo, Giacinto Auriti, aveva suggerito per uscire da queste disperazioni. Siamo interessati a questa conoscenza, ma questa conoscenza non vi viene da chi vi sta imbrogliando, che hanno tutte le attrezzature, dai media ai competenti e ai funzionali del sistema e che sono preparatissimi. E se poco poco chiedessimo riforme a questo riguardo, sarebbe il modo di fare un sistema assassino ancora più sofisticato. Se invece il consenso popolare fa una obiezione di coscienza, è costretto ad apprendere e a smascherare per riaprirsi alla vita e ad ogni tipo di speranza. Giacinto Auriti non poteva essere compreso quando veniva contrastato, ma in maniera immorale. Non veniva allora capito. È perché il popolo si era fidato della sua condanna e della sua esclusione. Adesso quello che Giacinto Auriti aveva preconizzato, aveva anticipato, profetizzato, si sta avverando e non ancora è crisi. Siamo agli inizi e per me potrebbe essere questo risveglio di coscienza. Per evitare il danno maggiore, cioè correre subito ai ripari, ma è la povera gente, perché loro sono competenti del loro disagio. Padre, ma in questa situazione quali sono le aspettative della gente? La gente è ulteriormente ingannata, pensa che chi la sta ingannando stia risolvendo la sua crisi, invece la sta peggiorando. Ecco perché
darsi un pensiero alternativo a questa assuefazione, a questo progetto di inganno, è utile riprendere il consiglio e la sapienza di Giacinto Auriti. Ne potrebbe venire fuori anche per quanto riguarda un consenso popolare per l'applicabilità del suo pensiero, del suo messaggio di salvezza, di speranza. Quindi questa crisi, questa situazione che stiamo vivendo non è qualcosa di inevitabile? Evidentemente così ci fanno pensare, ma sarebbe già evitata se avessimo un'intelligenza chiara e soprattutto lo smascheramento di un sistema che non sta andando nella direzione del bene comune. Questo sistema è responsabile di ingannarci, ma anche l'uomo ha parte della sua responsabilità in questo inganno? Certamente, ed è quello che costituisce la mia ansia a che i miei fratelli e le mie sorelle, che si vedono devastati nella persona e nelle cose, nella vita e nelle speranze, riprendano anche il dovere di una responsabilità di coscienza. Non ci si può considerare semplicemente vittime, si può essere colpevoli, e si può essere colpevoli nel non ricercare la verità. Se qualcuno vi dice che è un inganno raffinatissimo, significa che ci vuole ancora più impegno per scoprirne il difetto, per scoprirne la cattiveria. E questo non basta lamentarsi come ingannati, perché in quel caso saremmo responsabili anche noi del nostro inganno. Si seguita a dare consenso e obbedienza ad un sistema che evidentemente ci ha fatto prima schiavi e poi ignoranti. Padre, fino a quando questi sacrifici? Intanto non mi piace la parola sacrificio, perché è come un pessimismo. Sacrificio significa fare sacro, e allora un gesto di scambio commerciale, come quello che può essere la facilitazione monetaria, che sia un sacrificio, farne una cosa sacra, una cosa intoccabile, un gesto d'amore che diventa sacro, ed è questo che è chiesto ad ogni consapevolezza umana.